Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo gameplay di Pokémon Light Platinum qui col vostro Vale93ba. Allora, l'ultima volta abbiamo sconfitto il leader del Team Steam, abbiamo catturato Giratina e adesso, come potete vedere, la palestra è finalmente a posto. A proposito, i miei Pokémon come stanno? Ah, ok. Mi ero dimenticato se li avevo sistemati oppure no. A proposito, già che ci siamo, ordiniamo Frostlass. Questa è la palestra più difficile di Zeri. Sì, sì. Suppongo che lo vedremo molto presto. Eccoci qua. Allora, palestra più difficile di Zeri. Vediamo un po' cosa hai in serbo per me. Vabbè. Livello 42, ragazzi. Un po' poco. Veramente un po' poco. Ed è il tizio del Team Steam e aveva dei Pokémon più forti. E fu così che il prossimo Shelgon è di livello 70. Ah no, dai, sempre 42. Che a proposito, avevo visto da qualche parte sul Pokédex che Bagon si può prendere. Però, beh, diciamo che ormai non ne vale la pena. Ok, il nostro leader non ti darà... Sì. Speriamo che non bisogna fare troppo casino. Bla bla bla. Pam 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 param pam param pam pam param pam. Uno solo? Ed è un fottuto Gabite. Va bene. Sì, ho come l'impressione che dovrò tornare indietro a un certo punto per sistemare un po' i PP di Frostlass. Visto che comunque Geloraggio ha solamente 10 PP. Essendo una mossa abbastanza forte. Va bene. Ok. Quindi... Allora, di là non devo andare. Devo andare là. Ok, Fabian. Fammi vedere di cosa sei capace. Madonna, sempre più deboli i Pokémon però, eh. Che cavolo. Mi aspettavo che fosse seriamente la palestra più difficile. Quasi quasi devo mandare avanti Flygon. La prossima scelta sarà Dragonite. Ok. Che poi comunque Flygon è a livello abbastanza alto. È al 50, 53, non mi ricordo. Quindi comunque è più forte di questi tizi. Va bene. Bla bla bla. Allora, prima di procedere, io direi di risparmiarci i pochi PP rimasti di Geloraggio. E mo? Ah, ecco. Mi sembrava strano che quello me lo saltavo. Così come mi sembra strano che c'è il tizio più avanti. Perciò, devo passarci per forza davanti a tutti. Livello 41. Ma non vi fate schifo da soli, ragazzi? Ecco qua. Bastava anche Flygon, in effetti, dall'inizio. Prossima scelta sarà Flygon. E niente, rimaniamo. Livello 42. Guarda là. Guarda là. Che poi ha un design molto carino Flygon. Peccato che non ha avuto una mega evoluzione. Sarebbe stato molto più figo. Allora. Ok. E suppongo che adesso possiamo procedere andando dritto. Già. Aha. Pam 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 param pam param pam pam param pam. Uno solo? E non è neanche
completamente evoluto. Ok. E poi Haxorus, che è l'evoluzione finale di Fraxur, non mi piace più di tanto. È di tipo drago e basta. Non ha un design molto accattivante per quanto mi riguarda. Poi non lo so, boh. Non mi pare che impari neanche un granché di mosse. Oh, abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Wesley, benvenuto alla palestra di Drakebreath. Questa è l'ultima palestra di Zeri, quindi è la più rinomata e difficile di tutte. Sii forte e preparati, perché difenderò questa palestra con tutto il potere dei miei Pokémon. Addirittura, mo. Non vantiamoci, che tanto cadrai anche tu. Carino lo sprite. Kindra, E già qui c'è qualche problemino. Già. Ah, paralizzato. Fottiti, Kindra. Ah, che bello. Il potere dell'Axe. Sì, Kindra poi è uno dei Pokémon drago più forti, secondo me, perché è molto versatile. Le statistiche sono tutte base 100, diciamo, quindi lo puoi decidere come lo vuoi. Livello 60 sto Flygon. Mi sa che a sto giro prendiamo mazzate. Eh già. Ah, però, Tempesta. Diciamo che non mi cambia nulla. Anzi, forse mi ha fatto un favore per il turno successivo. Eppa, andato anche lui. Guarda Flygon. Flygon, best Flygon ever. La mega evoluzione di Flygon adesso, subito. La voglio. Madonna, livello 63, ragazzi, eh. Roba che l'ultimo avrà uno scarto di 10 e più. Ok, bene così. E vai, e vai. Ah, madonna. Dai, dimmi che non ce la fa ad attaccarmi. No, peccato. La mia partita perfetta. La mia partita perfetta rovinata. Ecco, vedete, cioè è un enorme drago su due zampe, un dinosauro possiamo anche definirlo, con queste placche gialle, un'ascia lì vicino ai denti. Cioè, non lo so, non mi piace molto, ecco. Mi piace molto di più Dragonite, Salamence, non lo so. Hanno quel qualcosa che mi ispira molto di più. Pa-pa-pam. Ciao Dragonite. Livello 64, eh? Potrebbe non bastare il geloraggio super efficace per 4. Ma vediamo un po' come vanno le cose. Dai, Froslass, crediamo tutti in te. Guarda come diminuisce. Sì, ce l'ha fatta comunque, signori. Lo scarto di livelli non ci fa paura. La prossima scelta sarà Garchomp. E beh, per il momento vai, rimani Froslass. Ecco, l'unica cosa che manca a questo punto a questa mod, a questa hack, come la volete chiamare. Madonna, guardalo là. Neanche critico, eh. Sono le mega evoluzioni a questo punto. Ma mancano solo perché sono venute dopo, appunto. Anzi, prima di Pokémon X e Y, perciò non potevano esserci per forza. Vedo un futuro radioso avanti a te. Puoi sorpassare chiunque. Ebbene sì, io posso. Bene, ora che mi hai sconfitto, puoi andare a combattere gli Super 4 di Zeri. E poi hai vinto la Claw Badge, quindi la medaglia artiglio. Con la medaglia artiglio puoi usare l'HM7 cascata fuori dalla battaglia e andare sopra le cascate per andare dall'Elite Four. Ah, e ho ottenuto anche, suppongo, Dragartigli, giusto? Sì, Dragartigli. Ok.
Beh, signori, devo dire. A proposito, ce l'abbiamo l'HM? No. L'HM... No, ci manca. Ci manca. Abbiamo la 6, la 7, la 8, la 7 no. Vabbè, immagino che ce la daranno adesso, dai. In qualche modo la dobbiamo trovare per forza. Se no, come andiamo dagli Elite 4? Tipo, me la dai tu? No, eh. Allora, perciò, siamo riusciti a battere anche questo. Tu me la dai? No. Allora. Io direi che Giratina può tornare a dormire nel box. Facciamo tornare il nostro party. Ciao! Salute, grazie. Scusate. Allora, riprendiamoci Cutter, il nostro Scizor, perché non sappiamo se ci sarà bisogno di spaccaroccio o taglio durante il nostro viaggio verso gli Elite 4. Perciò, gli Elite 4 dove saranno? Saranno qua? O forse qui, sì, può darsi. Quindi devo tornare, diciamo... Non lo so in realtà se è questo oppure no. Questo che cos'è? Sì, il problema è che non mi dicono mai dove devo andare, perciò... Vabbè, non lo so, non voglio sprecare minuti così ad andare in giro senza sapere dove si va. Però comunque voglio vedere se il mio istinto mi dice giusto, perché comunque c'è una parte completamente inesplorata. Vediamo, eh. Allora, questo dovrebbe essere il coso del Team Steam. Quindi, vediamo un po'. No, più che altro perché è strano che sulla mappa non abbiano assolutamente messo che c'è il mare che divide queste zone, perciò... Non lo so, andiamo a dare un'occhiata. Schifo non ci fa. E vabbè, che palle. I fottuti tentacle. Peccato che non sono neanche tentacle. Ok. Allora, qua c'è la base del Team Steam. Vediamo un po' se avevo ragione. Ah no. Che strano. Chissà come ci si arriva là. Boh, vabbè. Ah, fanculo. Sti cazzo di incontri casuali. Esistono dei trucchi che ti danno dei repellenti massimi al 999 di quantità? No? Dovrebbero esistere. Dovrebbero esistere e come? Allora, fuggiamo, perché tanto... Oh, ehi, ci avete provato. Poi mai che mi capiti uno shiny, eh? Mai. O almeno, mi è capitato con le vecchie cartucce, proprio cose rarissime al tempo. Mi è capitato anche di avere il Pokerus ai tempi di Pokémon Zaffiro. E mi ricordo che mi sono eccitato come un pazzo a scoprirlo. Ah, Elite Four, sì, sempre dritto. Perfetto. Bene, bene, bene. Ma di qua non... Mi sa che non è la strada giusta. No, sono già andato fuori dal percorso. Perciò... Torniamo di qua. Forse bisogna usare... bisogna usare Surf. Ah, cazzo. E chi me la dà, mo? Cascata? Porca puttana, Eva?
Vabbè ragazzi, non lo so, questo gameplay durerà meno del solito, però non so purtroppo dove andare a prendere cascata, non me l'hanno data da prassi come sono soliti fare, perciò boh. Vedremo un po' cosa fare nel prossimo video, va bene? Quindi ricordate di mettere mi piace, commentare e mettere nei preferiti se volete perché mi aiuta tanto, iscrivetevi se vi va e un ciao qui dal vostro Vale93 Bar. Ciao!